Il meglio degli eventi sportivi. Un momento di festa e di condivisione, minuti passati con i propri tifosi e sostenitori, ma anche insieme agli sponsor che hanno creduto nel progetto. Il tutto poi condito da una lunga serie di foto di rito tra singoli gruppi, a dimostrazione che questa, prima che una società sportiva, è una grande famiglia, che vince e perde sempre insieme. Il 2022 è anno di gloria per il Castellamonte Calcio 5, che mercoledì 4 maggio si è ritrovato tutto al Pala San Bernardo per applaudire i protagonisti del ritorno in Serie B del club bianconero. Un traguardo importante unito alla conquista della Coppa Italia a livello regionale, che permette ai canavesani di festeggiare un meraviglioso doblete, il quale porta di nuovo in alto il nome del nostro territorio in questa disciplina. A fare gli onori di casa quel Biagio Montesano che, insieme al presidente Cinzia Sicilia, ha sempre creduto in tale progetto, iniziato quasi per scherzo sui campi dei tornei amatoriali, ma capace di arrivare a livelli di indiscussa qualità. Come del resto è stato sottolineato dal primo cittadino castellamontese Pasquale Mazza, insieme all'assessore allo sport Claudio Betaz, non solo hanno fatto i complimenti al direttivo, agli atleti e allo staff tecnico per questo prezioso risultato, ma hanno pure sottolineato l'importanza sociale di quello che il Castellamonte Calcio 5 fa quotidianamente. Oltre ai successi della comitiva guidata da Mister Gotta, infatti, dietro c'è un settore giovanile in continua espansione, fatto di diverse realtà, dalle annate diversificate, che si stanno dimostrando vincenti fuori e dentro il campo. Meritati gli applausi e i complimenti rivolti alla squadra che venerdì scorso, con la vittoria in trasferta sul campo del Taurus, ha ritrovato a distanza di 10 anni la serie cadetta. Un campionato di prestigio dove Castellamonte tornerà alla ribalta, portando in dote un gruppo dove ci sono tantissimi ragazzi, che sono nati e cresciuti sportivamente, ma anche umanamente, proprio sul parquet del palazzetto canavesano. Quello raggiunto è un grande risultato che sarà ulteriormente omaggiato sabato mattina in comune, ma è anche un nuovo punto di partenza da dove il club bianconero ripartirà sino ai prossimi giorni per arrivare a togliersi qualche altra bella soddisfazione. Il meglio degli eventi sportivi.